Con grande orgoglio e con immensa gioia saluto la nomina del generale Massimo Panizzi a comandante della Brigata Alpina Taurinense. La Brigata Alpina Taurinense di sede a Torino, nella quale opera il 9° Reggimento Alpino e ovviamente il Battaglione Alpini Ladria. È una grande soddisfazione perché è stato nominato un grande uomo, un grande comandante, ma soprattutto una soddisfazione perché è stato nominato un grande amico. Con il generale Panizzi, l'allora tenente Panizzi, abbiamo percorso una grande esperienza nelle file del Battaglione Alpini Ladria, nella 93esima compagnia. Lui è appena giunto dall'Accademia, io dalla Scuola Militare Alpina di Aosta, una grande esperienza di amicizia, di comando militare, di esperienza alpina, un grande ricordo che poi è significato un percorso di amicizia che non si è mai interrotto negli anni, anche se il generale Panizzi ha avuto prestigiosi incarichi in Italia e all'estero. Il generale Panizzi è anche uomo di comunicazione perché si è occupato come responsabile della comunicazione per il Ministero della Difesa, dirigendo i più alti vertici appunto delle strutture destinate alla comunicazione, quindi un uomo anche di televisione. Per questo un saluto, un benvenuto, anzi direi un bentornato all'Aquila al generale Massimo Panizzi, anche da oltre che da parte mia, anche dalla redazione di TV1 e di tutti coloro che si occupano di comunicazione sul nostro territorio. È un piacere, una fortuna per l'Aquila che a comandare la Brigata Taurinense, che poi sovrintende alle attività del 9° Reggimento Alpini, sia un uomo così capace, che abbia una grande visione anche dei mezzi di comunicazione e dei rapporti con l'opinione pubblica, un uomo che abbia nel cuore l'Aquila, perché in tutte le occasioni in cui ci siamo sentiti in questi anni il suo ricordo per l'Aquila è stato sempre molto forte. Sarò lieto di salutarlo, di abbracciarlo come tanti voi il 13 settembre, quando al cambio del comandante del 9° Reggimento Alpini ci sarà anche il generale Panizzi. Il cambio del 9° Reggimento Alpini vedrà il saluto del colonnello Cristoni, che ha segnato una tappe importanti nella vita del reggimento e di questa città, e l'arrivo al comando di un comandante abruzzese. Ecco, è un momento importante, un momento di gioia che ci accomuna, che accomuna a me ovviamente per l'esperienza comune con il generale Panizzi, ma credo che faccia anche la felicità e la soddisfazione di tutti gli alpini abruzzesi. Bentornato all'Aquila Massimo.